Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Oggi ho comprato l'Avvenire, è martedì 18 dicembre, 3 giorni e poi finisce tutto, così non ci pensiamo più, quindi godetevi gli ultimi scazzi. E vi leggo questo editoriale che c'è in prima pagina, fra l'altro poi ci sono altri due articoli subito dentro, di Gerolimo Fazzini, intitolato L'amore che costa, ovvero come gli uomini di fede devono soffrire per portare avanti il loro messaggio d'amore nei confronti dell'umanità. E l'articolo comincia così: la dolorosa vicenda del monsignor Taddeo Ma Dakin, il vescovo ausiliare di Shanghai, che si è visto revocare la nomina da Pechino come punizione per essersi pubblicamente staccato dall'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi. Questo non pare scaldare gli animi di tanti attivisti nostrani, pronti a muoversi per le più diverse cause dei diritti negati nel mondo. Quindi, fondamentalmente, cosa è successo? Che c'è questo monsignor Taddeo Madakin che si è staccato dall'Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi. Aperta parentesi, in Cina tutto quello che è religioso deve comunque passare attraverso lo Stato, quindi ci sono queste associazioni come questa qua, che ti danno l'autorizzazione per poter professare la tua fede. Se non lo fai, sei fuori e rischi anche di avere delle sanzioni. In questo caso, per esempio, questo Taddeo Ma Dakin è agli arresti domiciliari e quindi tutto questo lunghissimo articolone ci viene a dire che non è giusto, insomma, punire una persona che non può professare liberamente la sua fede, quindi bisogna essere tolleranti verso tutte le fedi. Discorso ragionevolissimo, ricordiamoci che L'Avvenire è il giornale del Vaticano. Il Vaticano che 3 giorni fa, per parole del suo, diciamo, massimo esponente, Papa Benedetto XVI, ha detto chiaramente che le famiglie gay sono un attentato alla pace nel mondo. Quindi, se voi siete cattolici e qualcuno non vuole che voi siete cattolici, è intollerante lui. Se voi siete cattolici, ma pensate che tutti i gay del mondo siano un pericolo per la pace, siete delle brave persone. Direi che la coerenza, come sempre, la fa da padrone in Italia e soprattutto nella Chiesa Cattolica. Ci vediamo domani. Io sarò il primo a bruciare l'inferno dal 21 dicembre in poi. Ciao!